Buonasera, grazie sempre ad Aldo Pizzi, demiurgo di tutta la situazione, una volta di più sotto Natale, e resterò nei 30, anzi nella consegna delle 7.30, lo giuro, e anche se devo dire che, considerando l'argomento che abbiamo da trattare stasera, la tentazione di andare avanti a lungo è tanta, credo che sia onestamente nell'ambito dell'arte fra 800 e 900 uno dei momenti più interessanti, anche conosciuti dal punto di vista delle immagini, quello di cui ci dobbiamo occupare, insomma Gustav Klimt appunto e la secessione a Vienna, che chiude di fatto il nostro arcipelago simbolista, o anzi lo apre ulteriormente, in un certo qual modo dandomi anche la possibilità rapidissima proprio di riepilogare le cose che ci siamo detti o che vi ho detto, addirittura si muove adesso in stereotipia, addirittura mai successo in sostanza, addirittura c'è un globo, anzi no, un parallelogramma insomma che si muove, quindi benissimo, e la faccia di William Morris riappare, vedrete che riapparirà, perché il modello di Arts and Craft o la, appunto William Morris and Co., cioè tutto quello che riguardava le arti applicate, trasmigra di fatto proprio a Vienna e diventa un modello usato dai viennesi. Quindi quello che avete sentito, che ci siamo detti a partire dalla famosa Red House appunto, vale ancora, anzi si può dire che sia stato proprio un seme poi fiorito successivamente, contemporaneamente, perché poi ha continuato anche in Inghilterra a esserci ovviamente questa preziosa iniziativa delle arti applicate, anche sotto altre diciture, sotto altre etichette, in parallelo con quello che stava accadendo a Vienna. Insomma, comunque gli inglesi sono degli anticipatori in questo senso, non c'è dubbio, insomma. Quindi è stato importante averlo detto, averne parlato. Il gusto di Gustave Moreau con la sua casa appunto Laguna, se vi ricordate, da cui si vedeva un po' tutto il mondo, anche trasmigra per lo spirito, non tanto forse per dei riferimenti morfologici, anche se alcune questioni poste da Moreau noi le possiamo tranquillamente ritrovare anche a Vienna. Poi non tanto da Moreau, ma da un artista più giovane, un grande scultore, cioè Auguste Rodin, il quale peraltro nasce in tanta parte da Moreau e sarà anche amico di Klimt, quindi in questo senso ci sono degli aspetti poi francesi che noi ritroviamo anche a Vienna, quindi vedete che un po' tutto si tiene proprio, no? Fra quello che abbiamo detto. E poi però anche il nostro Antoni Gaudí, perché ho sottolineato che la vera Sagrada Famiglia era la città di Barcellona, in cui la Sagrada Famiglia era il fulcro, ma in realtà se sono riuscito a darvi un'idea di che cosa fosse la sacralizzazione della comunità, del lavoro e via discorrendo, il ritorno intelligente a un medioevo moderno, ecco, allora possiamo dire che in fondo il progetto urbanistico che c'è per forza dietro a Gaudì, ai suoi finanziatori e tanti altri architetti che hanno lavorato con lui, viene assunto anche a Vienna e che quindi anche in questo senso quello che abbiamo visto appunto è la nostra appunto Sagrada Famiglia, come io l'ho chiamata in altri casi, tempio dell'arte contemporanea. Contemporanea sempre ricordandoci che contemporaneo implica la contemporaneità di tutte le possibili forme artistiche alla coscienza dell'artista stesso. Questa è la vera arte contemporanea, appunto. Coscienti, come abbiamo visto, sono stati coscienti dal gotico in su gli artisti e gli architetti di cui ci siamo occupati, che di fatto la storia dell'arte è un fatto psichico, che le forme sono forme di pensiero, che quindi non esiste forma che non sia in realtà una proiezione della mente, e quindi tutte le forme sono fuori ma sono anche dentro, no? E quindi più conosco me stesso e la mia mente, più in fondo sono in sintonia con tutte le forme. Questa è la vera contemporaneità, questo io l'ho chiamato indegnamente, perché ho preso l'etichetta da Gottfried Benn, l'io moderno, cioè il das moderne ich, l'io moderno, l'io che tiene dentro di sé proprio le memorie della storia dell'arte, si potrebbe dire le memorie della storia dell'uomo, ecco, questo diciamo che è un po' il punto essenziale, questo diciamo anche che è proprio l'aspetto interessante con il quale voglio
introdurmi proprio a Vienna. E vi faccio vedere adesso un signore dal strano appunto sguardo, però anche ganz simpatisch, abbastanza simpatico, cioè Hermann Bahr. Chi era Hermann Bahr? Hermann Bahr è stato un prezioso, tanto come geografo, scrittore, eccetera, ma critico, il quale proprio a cominciare dagli anni 90 dell'Ottocento, dato un po' il là alla situazione che culmina proprio nella fondazione della secessione a Vienna, che ha due date. La prima, che è la prima mostra, che tuttavia non viene fatta nella palazzina della secessione, che non esisteva ancora, nel 1897, poi la mostra inaugurale vera e propria nella palazzina sul Ring, che probabilmente avete visto, avete visitato, quella di Josef Maria Olbrich nel 1898, quindi un anno dopo. Diciamo quindi che un po' tutto quello che poi fiorirà nella secessione è nello spirito di Hermann Bahr, è una figura alla quale peraltro anche Klimt si è riferito spesso, la sua Nuda Veritas ha avuto una versione che è stata regalata a Hermann Bahr. Ecco, Hermann Bahr è un po' Baudelaire e un po' Nietzsche, porta dentro di sé un po' le caratteristiche del pittore della vita moderna di Baudelaire, di cui vi ho parlato l'anno scorso, e lo spirito nicciano, lo spirito dionisiaco nicciano che convive con quello apollineo, no? Quindi il caos e l'ordine, si potrebbe dire, no? Anche questo era un modo per interpretare l'arte nella sua complessità, nella sua pluralità. Ovviamente nel mondo tedesco in particolare, ma in tutta Europa, la figura di Nietzsche, l'opera di Nietzsche è rilevantissima. Quindi noi la troviamo anche nello stile con il quale il nostro Bahr si esprimeva. Perché voglio proprio cominciare facendovi sentire pochi passaggi di un breve saggio molto intenso, siamo proprio negli anni 90, quindi ancora prima si potrebbe dire che cominci materialmente il fenomeno secessione, questo saggio che si intitola proprio Il Moderno e dice Bahr: e ho percorso le distese sabbiose del nord e mi sono inerpicato sui ghiacciai eterni delle Alpi e sono fuggito dalla grande città rifugiandomi nel deserto dei Nevai sui Pirenei e ho vagato sulle rive del mare dove si infrangono i flutti e ovunque c'erano solo striduli lamenti e pene strazianti e in nessun luogo ho trovato consolazione, ho trovato rimedio, ma solo disperazione ovunque. Mi sono immerso nei libri per conoscere ciò che predicano i saggi e ho ascoltato i cuori per capire quali desideri battano in essi. Ho interrogato tutti, sostenuto da questo desiderio appassionato, e da nessuna parte ho ricevuto una risposta. Una sfrenata sofferenza percorre questa età e il dolore non è più sopportabile. Il grido che invoca il Messia è comune e di crocificati ce n'è ovunque. È questo il grande morire che si abbatte sul mondo? Può darsi che siamo giunti alla fine, che l'umanità esausta stia morendo e che questi siano solo gli ultimi sussulti. Può darsi che siamo all'inizio, che una nuova umanità stia nascendo e che queste siano solo valanghe primaverili. Ci stiamo innalzando verso il divino oppure stiamo precipitando? Precipitando nella notte e nella distruzione. In ogni caso, non è una situazione di immobilità. Che dalla sofferenza scaturisca la salvezza e la grazia dalla disperazione, che dopo queste terribili tenebre venga il giorno e che l'arte riprenda dimora presso gli uomini. Il moderno crede in questa resurrezione gloriosa e felice, lo ripeto, il moderno crede in questa resurrezione gloriosa e felice. E ancora, il corpo è in guerra con lo spirito, il corpo della nuova società da 100 anni a questa parte. Esso ha creato impulsi e desideri, sconosciuti prima e incompresi a tutt'oggi. Per
perché lo spirito è rimasto limitato, oppresso e storpio. Non è il nuovo corpo a recarci dolori, ma il fatto di non averne ancora lo spirito. Ecco, punto essenziale. Vive Barr a contatto con una società che sembra aver perso l'anima. Qual è questa società? La società industriale. La società nata ovviamente dalla grande rivoluzione 7-800esca. Bisogna dare un'anima a questa società. Guardate, è ancora il nostro problema. È di una attualità straordinaria questo discorso. Cioè bisogna dare un soggetto, bisogna dare, per capirci, una vivibilità, un'umanità. Allora, se vi devo dire che cosa nei miei limiti ho compreso della secessione, parecchi anni di riflessione su questo importante movimento, direi che è proprio un tentativo di dare anima alla modernità e che quindi senza la modernità, senza anima, non sarebbe esistita. Questo è il punto importante. Quindi tutto quello che in qualche modo è stato fatto a Vienna viene davvero da questi rilievi di Hermann Barr. Si cercherà di andare verso il Versacrum, cioè la primavera, la nuova primavera, il tempo come nell'antichità in cui tutto rifioriva, insomma, e Versacrum sarà il titolo, tra l'altro, proprio di una importantissima rivista, organo della secessione, che comincia a uscire proprio nel 1898 e di cui escono 96 numeri. Quindi Versacrum, la primavera sacra, appunto, il tempo in cui tutto ricomincia, è anche lo spirito proprio della secessione, che vuole dare un'anima a questo mondo industriale che quest'anima non ha più o che ha perso. Un mio antenato molto fortunato stava a Vienna in quei giorni, ai primi in verità del Novecento, e mandava queste cartoline da Vienna. Vedete, sono le cartoline delle sale da concerto, sono le cartoline del Prater, sono le cartoline appunto che un viaggiatore rimandava a casa da questo luogo che aveva effettivamente cominciato a prendere una dimensione quasi di sogno. Sapete che si parla di Austria Felix, no? L'Austria felice, si dice però anche finis Austria, no? Cioè la fine dell'Austria, perché in effetti poi questa dimensione nella quale siamo sprofondati tutte le volte nel bene o nel male, con Beppi Franzeli il primo dell'anno a sentire il bel Danubio blu o la marcia di Radetzky e via discorrendo, è di fatto un segnale. Però gli uomini di cui ci dobbiamo occupare non amavano molto il bel Danubio blu, perché quella era proprio in fondo una specie di coda rococò molto superficiale, non sgradita, ma insomma tutto sommato più un carillon consolatorio che non un progetto effettivo di vita. E infatti si può benissimo suonarlo ancora oggi senza problemi, come se si fosse a Tokyo, come se si fosse altrove, perché un po' è diventata come la favola di Cappuccetto Rosso e il lupo, più o meno, insomma. Quindi in questo senso però quella Vienna anche c'era sullo sfondo. Tuttavia c'era chi avrebbe voluto proprio rinnovare ben di più, ben meglio la vita, insomma. Quindi anche questo modo di godersela, l'esistenza quotidiana che si vedeva in questi luoghi in maniera particolare, celava, poi si potrebbe dire, anche il tentativo di far meglio, di rinnovare di più, di innovare di più, insomma. Quella era in fondo il Danubio blu, soltanto un'apparenza. Ecco, qui siamo in una strada di Vienna, perché in verità Vienna è una città nella quale si sta lavorando proprio con il tentativo di rifarne il volto, di rifarne la maschera, insomma. Ecco, che poi ci sia il pieno e il vuoto dietro la maschera vedremo, però diciamo pure che questo tentativo di rifare anche un volto alla capitale asburgica addirittura era cominciato nel 1893, quando il governo imperiale aveva dato a un grande architetto, forse il principe degli architetti viennesi del tempo, Otto Wagner, che si chiama Wagner come Wagner, per capirci, appunto, ricordo comunque al tempo, insomma, nel pieno delle forze, era nato nel 1841, quindi era un coetaneo di Rodin, era nato lo stesso anno di Renoir, per capirci, tanto per mettere un anno più vecchio di Monet, tanto per mettere un momento in chiaro anche la situazione sostanzialmente. Otto Wagner che riceve dal governo imperiale proprio l'incarico di rifare anche il piano urbanistico di Vienna. Questo
fatto importantissimo. Wagner era urbanista, era architetto, adesso qui voi vedete uno dei suoi progetti famosi, per esempio, ecco qui, ed è il Salone Centrale, questo qui il progetto della Länderbank, un progetto del 1883-1884. Wagner è un uomo molto solido che tuttavia ama anche la decorazione, come in questo caso, altro palazzo che ha un po' un aspetto, si potrebbe dire, bizzarro, si chiama Maiolica House, appunto, ed è del 1899. Vedete come sono strani questi inserimenti floreali, appunto, in un contesto che è essenzialmente geometrico, no? Sembra di vederci da un lato l'elemento della macchina, dall'altro l'elemento fantastico, associati un poco insieme. Oppure ancora, sempre immaginiamoci di girare in quella vita dorata, ecco, potremmo incontrarle, il nostro Otto Wagner, ma sapete, guardando bene, qui al Prater potremmo trovare anche Sigmund Freud, per esempio, potremmo anche incontrare, di ritorno magari dall'America, Gustav Mahler, ecco, sono momenti, oppure Arthur Schnitzler, famoso autore del Doppio Sogno, da cui Kubrick ha preso quel High Wide Shot, per dire, sono tanti, forse potremmo incontrare anche Ernst Wickert, potremmo trovare anche Franz Werfel, sono tanti gli scrittori e in generale gli artisti, no? Un momento bello, quindi fra quella maiolica così colorata, il Prater, appunto, le orchestrine, eccetera, troviamo appunto una anche umanità qualitativamente, intellettualmente elevata, come peraltro ecco la Grande Ruota, vedi, sono tutti sinonimi, si potrebbe dire, di un aggiornamento, no? Del gusto che tende proprio a mettersi al passo con i tempi, quindi ecco che anche la Grande Ruota panoramica, insomma, tradisce un po' questo fatto. Ecco, un'altra opera importante del nostro Otto Wagner, appunto, è la Osterreich e il Postsparkasse, suona un po' grosso, ma in realtà significa cassa di risparmio postale, appunto, quindi un edificio tra l'altro con una funzione pubblica, appunto, e voi vedete come venga costruito già con degli elementi di linearità, si potrebbe dire, che convivono anche con alcuni elementi decorativi, ma è un po' come se noi dicessimo in un certo senso che c'è l'aspetto apollineo nell'architettura e un po' anche un aspetto dionisiaco che vorrebbe in qualche modo appunto venire fuori, a proposito del discorso che facevo prima, anche sullo spirito di Hermann Bahr. Qui siamo anche un pochino più in là, in realtà a Vienna, con questo Postsparkasse è stato progettato e costruito fra il 1904 e il 1906, quindi già con la secessione all'opera. Ancora per farvi vedere come proprio il senso del rinnovamento volesse colpire in profondità la vita, quindi non soltanto il grande palazzo, ma anche la tromba delle scale, anche l'ascensore. Questo è un ascensore progettato da Otto Wagner, naturalmente anche questo, vedete, quindi è l'interno, anche qui in un certo qual modo con i nuovi ritrovati bisognava essere capaci di giocare, ecco, imparare a dare anima alle cose significa anche imparare a giocare con le cose. Allora, vedete, per esempio, strano elemento un po' esotico, un po' floreale, un po' da padiglione invernale, per capirci, è però invece la fermata sul ring della metropolitana, vedete? Bisogna dare un'anima a quello che non ha anima, no? Cioè il treno, la metropolitana che porta le persone. Allora ecco, questa opera, vedete, di Wagner va proprio in quella direzione plastica del dare una dimensione umana, un aspetto appunto umanizzato, in questo caso per esempio proprio alla stazione della metropolitana sul ring, sull'anello appunto, no? Al centro di Vienna, la vedete poi tra l'altro molto vicina anche alla palazzina della secessione che adesso vedremo, è la fermata di Karlsplatz a Vienna. E tra l'altro Wagner aveva proprio ricevuto anche la commissione della metropolitana, quindi lavorava anche in realtà con un progetto che non era soltanto quello di decorare una stazione, ma di concepire proprio il piano di questa metropolitana di Vienna. Ecco, questo spirito, vedete, voglio dar anima. Poi ancora, questa è la famosa chiesa, una chiesa progettata dal nostro sempre Otto Wagner, si chiama San Leopoldo allo Steinhof, cioè in realtà anche questo è un altro fatto. Lì vicino,
il progetto riguardava anche l'ospedale psichiatrico, quindi ci sono anche qui certi aspetti poi interessanti, perché dietro poi queste apparenze alle volte appunto liete poi si celano in realtà delle tragedie, quindi in fondo anche questo fa parte di quello spirito buono e cattivo, da favola bella e qualche volta anche fatta per mascherare quello che in realtà è brutto, però anche questo fa parte proprio del senso della secessione. Siamo qui ormai a 900 iniziato, fra il 1905 e il 1907, e poi ancora qui vedete all'interno il tema delle vetrate, come le abbiamo viste fatte dai preraffaelliti, vi ricordate quelle di Bang Jones? Queste appunto sono le vetrate invece fatte da un artista più giovane di Wagner, il suo nome è Coloman Moser, e grande artista del tempo, Moser appunto, e come il commissario che guida l'ispettore Rex, no? Si chiama Moser anche lui, ecco, così, dello stesso modo. Ecco, Rex è un discendente, tra l'altro, no? In questo senso ha rimesso anche lui un po' a posto la secessione. Scherzo, ma insomma, comunque, grande artista, l'ha conosciuto, pittore, decoratore, appunto, progettista di mobili e realizzatore anche di queste bellissime vetrate, appunto. Ecco, il fatto che mi interessa subito farvi vedere è come già avete visto gli stili, no? C'è una specie di presenza di elementi citati, presi da tanti punti di vista, occidente, oriente, quel senso di cupola, chissà che quella cupola non fosse magari una cupola veneziana o addirittura presa a Istanbul o chissà anche più lontano di così, cioè c'è sempre quel tema di Moreau, dello stare in laguna vedendo da un centro tutto quello che ho intorno, portando dentro tutto quello che mi suggestiona, tutto quello che mi viene anche da lontano, la linea dell'orizzonte, insomma, è proprio questo senso, credo, del mettere insieme le cose, fa parte dello spirito di Gustav Klimt, che è, lo vedete qui col suo gatto, in una delle sue residenze appunto viennesi, l'uomo che in un certo senso proprio ha dato l'impulso forse più forte. Da un lato Otto Wagner, che era in fondo l'ortodossia, si potrebbe dire, da un certo punto di vista, il principe degli architetti, e dall'altro, di circa 20 anni più giovane, era nato nel 1862, Gustav Klimt, che è un po' l'anima del fuoco secessionista, appunto. È un uomo nato, tra l'altro, in un sobborgo di Vienna, a Baumgarten, appunto, dove risiedeva la famiglia, abbastanza agiata. Il padre era un maestro orafo. La mamma era una cantante lirica da giovane, aveva sempre avuto la passione della musica. Oro e musica, potremmo dire, sono un po' due elementi che in Klimt si ritroveranno permanentemente. Il ragazzo ha delle grandi doti come disegnatore, in casa certamente non lo ostacola. Non sta di fatto che a 14 anni viene proprio ammesso ai corsi della scuola viennese di arti applicate. Questo è proprio un fatto fondamentale per il giovane Gustav, perché in quel contesto, scuola di arti applicate, che era stata già costruita sui modelli inglesi, quelli che erano sorti proprio a Londra e che in certi casi si erano proprio ispirati all'insegnamento dei preraffaelliti. Quindi anche in questo senso una sorta di trasmigrazione, si potrebbe dire, noi la ritroviamo. Klimt apprende tutte le arti possibili e immaginabili. Avrà un suo maestro pittore, ma in quel contesto delle arti applicate impara anche a intagliare il legno, impara a fondere per esempio il metallo, impara quindi anche l'arte che era stata di suo padre, impara le tecniche come il mosaico, l'incausto, cioè tutto quello che si può dire fa parte della tradizione dell'arte. È un uomo per il quale non c'è differenza fra la pittura dell'artista e l'artigiano. Diciamo che le due parti devono unirsi, artigianato, senso quindi della capacità, le mani, il saper usare, vogliamo dire che aveva le mani d'oro, aveva veramente le mani d'oro, cioè la capacità di produrre l'oro con qualsiasi cosa, e colpisce anche in un certo senso proprio la sua chiarezza, diceva: nessun settore della vita è tanto esiguo e insignificante
da non offrire spazio alle aspirazioni artistiche. Quindi si può far arte ovunque e con qualsiasi cosa. L'idea dell'artista demiurgo diventa questa qui. È così che io posso ridare proprio anima al mondo moderno, sfidandolo, per capirci, proprio a prendere una forma che è nuova e antica, che è dionisiaca da un punto di vista della vita e dello slancio, ma è anche apollinea nel voler ritornare poi anche ad una forma. Quindi questo è l'elemento, il dato, la sfida, si potrebbe dire, che il nostro Klimt lancia di fatto al proprio tempo. Certo, gradualmente, gli studi li chiude negli anni 80 e mette in ogni caso proprio in campo anche le forze familiari, due fratelli che e due, uno purtroppo muore molto giovane, Ernst lo aiutavano, quindi si crea una specie di squadretta, perché invece diventeranno i Klimt, il gruppo Klimt, con anche altri apporti di compagni di studi che diventano in realtà degli utilissimi concorrenti dal punto di vista dell'esecuzione di che cosa? Soprattutto di opere di decorazione e di decorazione pittorica. Ecco, da qui uno spontaneo rapporto con l'architettura. E qui ci devono essere stati dei rapporti piuttosto interessanti, probabilmente dei rapporti anche profondi in sostanza. Questo gruppo Klimt deve aver dato anche prova di sé, credibilmente, perché abbiamo già delle committenze importanti da parte addirittura della Casa Imperiale. Quindi i tre andranno anche, per esempio, in Transilvania a decorare una delle residenze dell'imperatore, e poi per esempio Klimt lavorerà alla decorazione del teatro di Fiume. Ecco perché ricordatevi sempre che siamo nel grande impero austro-ungarico, che ha dentro di sé tante anime, e visto che siamo anche a questo, devo dirvi che dietro la nascita di questo stile, che poi si chiamerà quello della secessione, appunto, c'è anche un progetto politico. Qual è il progetto politico? Beh, quello di dare all'impero uno stile unitario e insieme però coerente rispetto a certi principi, come se si cercasse una specie di stile internazionale che poi fosse però anche capace di avere certe caratteristiche specifiche. Quante anime c'erano dentro quell'impero? Le tre maggiori ovviamente erano quella austriaca, quella boema e quella ungherese, ma con tante altre sottoanime. Quindi l'idea era anche quella di rinnovare, per capirci, l'unità di questo impero che spesso aveva barcollato, appunto, dando con l'arte una sorta di immagine che fosse poi l'immagine del potere centrale. Quindi è anche in questo senso un progetto di carattere politico che è di Vienna, ma non solo, d'altronde. Se siete stati a Praga, ricorderete la via Parisca, per esempio, che è la via con tutti gli edifici che hanno proprio le facciate, quella vicino dove abitava Kafka, no? Ecco, che hanno tutte le facciate che sono in stile secessione. Se ricordate, per esempio, il municipio di Praga, è un edificio in stile secessione, alla base della piazza San Venceslao, è oltretutto un edificio anche, noi diremmo oggi, multimediale, nel senso che lì dentro c'era il municipio, ma c'era anche un teatro, poi un cinema, quando c'è stato poi il cinema, poi delle sale per mostre, e appunto quindi anche l'idea è quella di creare degli edifici che abbiano una vita plurale al proprio interno, cioè quel senso della pluralità degli stili diventa anche un senso della pluralità delle funzioni, e quindi ecco che troviamo anche una nuova idea, peraltro, proprio dell'edificio polifunzionale, che è una proiezione di quella contemporaneità di cui vi dicevo. Io sono contemporaneo a tutti i tempi, ma posso essere anche contemporaneo come architetto a tutte le funzioni. Quindi rifiuto che ci sia un edificio che abbia una sola specificità e una sola destinazione, perché ormai si vive in un mondo moderno in cui ci sono le folle, in cui ovviamente bisogna che le cose siano vicine, si integrino organicamente e non siano escluse le une dalle altre. Quindi anche questa è una bella svolta importante. Stessa cosa se andate a Budapest, anche lì presenza molto forte di questo stile. E poi in tanti altri casi, naturalmente. Quindi vedete, mettere insieme la pluralità dell'impero, perché poi in quell'impero in realtà vacillava mica poco, eh?
Tanto il Kaiser cominciava ad avere i suoi anni, Franz Josef, è vero, i suoi anni. Poi ricordo che insomma praticamente dal 1866, quando viene sconfitta dalla Prussia, l'Austria-Ungheria aveva perso il proprio primato nel contesto delle nazioni germaniche, soppiantata dalla Prussia, che poi di fatto la trascinerà nell'impresa assurda e suicida della Prima Guerra Mondiale. Quindi in questo senso, peraltro, c'è anche un momento nel quale forse a Vienna si sentono degli scricchioli e forse si vorrebbe riprendere un'iniziativa culturale che poi porti anche un'iniziativa politica. Insomma, ci sono diversi fili che si possono congiungere in quel contesto. Certo, insomma, l'idea è anche questa, in fondo, siamo a un crepuscolo, vedete come diceva Barr, o siamo a un'alba, o forse le due sono la stessa cosa, perché poi il fascino qui è veramente quello che non sai se questo oro sia l'oro del tramonto o sia l'oro dell'alba, no? E questo è anche un altro aspetto molto affascinante, un po' struggente, un po' romantico, ma che credo capiamo senza difficoltà. Tutti questi artisti sono un po' attanagliati in fondo anche da questo, da un lato voler innovare, cambiare, dall'altro voler tenere però anche una moderazione, una misura. Quindi è un senso alle volte di rivoluzione conservatrice, con una grande fiducia sicuramente nelle capacità dell'arte, cioè nelle facoltà dell'arte. E Klimt è in questo senso proprio una guida, perché Klimt è una specie davvero di rompighiaccio, cioè fa strada, insomma, no? Gli altri lo seguono, è carismatico, lo si vede anche da come tiene quel gatto che è carismatico, no? Cioè ha dentro proprio anche una forza che è anche una forza animale, che tuttavia proprio si disciplina anche nella sua arte. Lui è da un lato il grande decoratore, tra l'altro verrà anche chiamato a Vienna a decorare proprio il Burgtheater, il nuovo teatro della città. Lavorerà, e l'avete visto, anche al Kunsthistorisches Museum, dove alcune lunette, alcuni archi sono decorati da Klimt, anche con una lunga polemica l'Aula Magna dell'Università di Vienna. Quindi poi diventerà un uomo, per capirci, davvero, è vero, sulla cresta dell'onda, no? Un po' chiamato da tutte le parti. Ma se da un lato è questo, ha capito anche un'altra cosa, cioè che quella società è anche una società molto narcisista, una società che ama vedersi ritratta, e il ritratto in qualche misura è quindi anche una specializzazione psicologicamente affine al carattere dei viennesi e delle viennesi, ricche ovviamente, e quindi ecco che in questo si può dire che non abbia avuto veramente scrupoli Klimt, appunto, nel farsi lo strumento di questo narcisismo, alimentando quindi il senso appunto del riflesso dorato, si potrebbe dire, entro il quale uomini e donne di quel tempo amavano vedersi. C'è in questo, c'era un artista che si chiamava Hans Makart, che era stato il ritrattista, però per fortuna di Klimt appunto muore, e Klimt di fatto proprio già alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, diventa un uomo capace di dare un volto, si potrebbe dire, appunto, che tutti vanno cercando alla Vienna di quel tempo. La sua furbizia era stata nel 1890 addirittura di dipingere l'interno dell'antico Burgtheater, che era stato distrutto per fare quello nuovo, con una serie di volti piccolissimi che in realtà erano perfettamente eseguiti. Quello era una specie di listino, per capirci, per far vedere come ci si poteva vedere, forse era anche un listino dei prezzi, poi naturalmente correlato a quello dei volti. Quindi molta furbizia, ma non c'è mica niente di male in questo, no? Nel mettersi in sintonia anche col mercato, anche questo è un fatto moderno in realtà. Ecco perché il nostro Klimt esegue, per esempio, in questo modo strano, qui mette insieme tutto, guardate quante memorie si possono ricavare qui, c'è l'antico Egitto, c'è l'antica Grecia, ma c'è anche in questo ritratto del pianista Pombauer, un dei ritratti che vengono subito ammirati, siamo nello stesso anno del Burgtheater, nel 1890, un insieme di elementi simbolici legati alla lira, vi ricordate? Per esempio quella di Orfeo, Orfeo e la fanciulla Tracia, con la testa di Orfeo e la fanciulla, e tutto quello che dicevamo della lira come elemento che mette insieme in Moreau,
guardate dove apparse, qui alle spalle c'è la lira, in un pianista, no? Quindi è il nuovo e insieme l'antico. Poi vedete che il volto è eseguito in modo naturalistico, lineare, no? Ma lo sfondo è uno sfondo rosso, come sarebbe uno sfondo che evoca antiche civiltà, vogliamo dire l'antico Egitto, vogliamo dire che questo volto può sembrare un po' quello di un notabile alla corte dei faraoni, forse c'è un po' anche questo. Poi notate come sia tutto quanto messo insieme, ben incorniciato, perché ci sta bene, no? C'è anche questo aspetto del gusto, diciamo anche in senso architettonico. Poi ci sono tante cose che si possono andare magari a vedere, cioè tanti simboli in più. Scrive anche sullo sfondo, cita quindi certi ritratti rinascimentali, ecco un altro modo per prendere suggestioni che sicuramente al committente saranno piaciute. Insomma, quindi questo, diciamo, un po' è il tema essenziale. Ecco, poi continuando a lavorare su tanti tavoli, la decorazione grande o piccola, la ritrattistica di vario tipo, ecco che soprattutto entrando in connessione con due figure essenziali, due giovani architetti che venivano proprio dallo studio di Otto Wagner, ossia Josef Maria Olbrich e Josef Hoffmann. Due architetti formidabili, il secondo un po' più anziano del primo, con il quale Klimt comincia a pensare di poter creare un movimento che, ispirandosi alla secessio plebis, cioè alla secessione della plebe nell'antica Roma, cioè il dividersi, per capirci, dalle istituzioni tradizionali, e secondo il modello che c'era già stato a Monaco di Baviera, desse il là a un nuovo modo di concepire l'arte. Ecco, l'idea di fondare quindi un gruppo che appunto avesse le carte in regola per rinnovare il gusto secondo i principi della modernità di cui vi dicevo. Questa è la cartolina della prima, appunto, fatta da Klimt, della prima mostra della successione. Vedete, non ancora in realtà nella sede, perché è il Gartenbau, cioè era il giardino dentro le serre del giardino di Vienna, di un giardino di Vienna, si tenne questa prima, appunto, esposizione. C'era Klimt, appunto, c'era Möller, c'era Colo Moser e altri artisti, appunto, che facevano proprio parte di questo neonato gruppo, e c'era Hermann Bahr come critico, e di lì a poco si sarebbe avuto anche il primo fascicolo del Versacrum, appunto, la rivista che sarebbe stato l'organo stesso della successione. Vedete che è la questione del Minotauro, lo sforzo dell'eroe a uccidere il Minotauro. In realtà c'era qualcosa che si può immaginare, ma che gli fecero togliere, altrimenti lo censuravano. Insomma, lì il nostro Teseo in realtà si sforza, e c'era una cosa che si vedeva molto rigida in realtà, ma quella non si poteva mettere perché ovviamente diventava oscena, mentre invece l'elemento erotico era l'elemento essenziale, anche l'ha proprio tolto, insomma, diciamo la verità, ha come evirato, diciamo, la prima versione. Questo per dirvi come dietro questa situazione di stampo classicista ci fosse pur sempre ancora Dioniso, diciamo meglio, di stampo apollineo, con una Minerva, lo vedete con il suo scudo, appunto, in primo piano. Anche qui sempre mettere insieme gli opposti, si potrebbe dire, no? Ricordo Minerva, ma insieme ricorderete che Minerva ha una caratteristica particolare, è una donna che non ha madre. E qui cominciamo a vedere tutto uno strano gioco sui sessi, e sulla, perché non ha madre, perché è nata dalla testa o dalla coscia di Zeus, quindi spesso è tra l'altro proprio Atena ad essere l'anello di congiunzione nei conflitti fra il maschile e il femminile, basta che vi ricordiate le vicende di Oreste, è vero, e quindi anche in questo senso c'è un'idea, vedete, un po' di trasformazione anche delle identità, che è un altro tema che corre in profondità nella secessione. Sono gli anni in cui si sta formando la psicanalisi, cioè nulla è come appare,
ma in fondo tutti gli elementi sono sfumature che vanno a finire l'una nelle altre, per cui anche il maschile e il femminile non sono così chiari, il presente e il passato non sono così chiari. Ecco, qui c'è tutto un insieme di elementi che noi possiamo proprio vedere qui riemergere. Quindi se c'è una classicità, ovviamente è una classicità molto vissuta, naturalmente, e soprattutto, a parte le apparenze, molto inquieta. Lo stesso elemento che noi ritroviamo proprio nella palazzina della secessione, costruita nel 1898 su Ring, non lontana dalla fermata di Karlsplatz, appunto, di Otto Wagner, proprio ad opera di Josef Maria Olbrich, cioè giovanissimo e straordinario allievo di Otto Wagner. E questa palazzina, vedete, non è una cattedrale, ma lo spirito della cattedrale. Perché? Perché è un mettere insieme tutte le cose. Guardate, in realtà le proporzioni sono tratte dal Tempio di Segesta, che è una cosa piuttosto sbalorditiva, ma come non pensare alle facciate dei templi dei Tolomei in Egitto, e quindi l'Egitto tolemaico, per esempio, e poi ancora elementi evidentemente bizantini. Guardate quell'albero, che tra l'altro la chioma dell'albero, che poco generosamente i viennesi chiameranno il cavolfiore, ecco, che viene fuori appunto dalla parte sopra. Vedete che più che un edificio è un insieme di citazioni, cioè torna lo stesso discorso di Gaudì. Certo, fatto qui con la prevalenza della linea retta, cioè con la perpendicolare, che chiaramente Gaudì non gradiva, ma qui c'è la stessa idea di un edificio che in realtà è un archetipo, che mette insieme contemporaneamente le memorie della cultura europea, dai greci agli egizi, appunto, o addirittura andando a vedere anche certe mensole all'interno citano il barocco, perché anche qui non aprite quella porta, ma ovviamente Vienna ha anche quella tradizione, quindi viene riassunta anche quella all'interno di questo stile. Quindi però è sempre tutto insieme, vedete, è tutto contemporaneo, e qui dentro, fra l'altro, verranno organizzate una quantità di mostre fondamentali proprio. Pensate che addirittura verranno appunto nella palazzina della secessione, fra il 1898 e il 1905, organizzate 23 mostre, e è come se si fosse voluto portare a Vienna il meglio di quello che l'Europa aveva fatto. Per esempio, mostra straordinaria e influente anche sullo stesso Krim di Henri de Toulouse-Lautrec. Ancora una famosa mostra di Edvard Munch, una famosa mostra del grandissimo Knopf, una grandissima mostra bellissima di Hodler. Parliamo quindi di pittori simbolisti fra il Belgio e la Germania, per esempio. O ancora il nostro Giovanni Segantini, che espone proprio alla Palazzina della Secessione. E poi ancora, da Monaco di Baviera, Franz von Stuck, che era stato l'animatore della secessione a Monaco di Baviera. Forse avete visto casa von Stuck a Monaco, se siete andati. Il clima non è lontano da questo, appunto. E poi ancora chi? Arnold Böcklin, l'autore della famosissima Isola dei Morti, svizzero, grande artista che muore nel 1901. Mostra all'interno della palazzina della secessione il grandissimo, straordinario Max Klinger, l'altro grande incisore e scultore tedesco. Vedete, anche qui volersi mettere in sintonia, in rapporto con tutto. Ancora, proprio Colo Moser farà all'interno di questa palazzina proprio un, insieme a Richard Gessler e ad altri, appunto, in questo un lavoro sulle mostre di arte applicate, cioè porta qui ciò che facevano a Londra, o che facevano a Glasgow, cioè facevano appunto coloro i quali si ispiravano alla vicenda dei pre-raffaelliti di cui abbiamo detto. Quindi vedete che in ogni caso c'è proprio questa presenza straordinaria in questa palazzina, in questo luogo. E qui c'è scritto, vedete, der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit, cioè
al tempo la sua arte, all'arte la sua libertà. È fondamentale questo principio, cioè da un lato al tempo l'arte che è necessaria e dall'altro però all'arte la libertà di conformarsi al tempo secondo un principio che non è dato. Ecco il discorso di Hermann Bahr del dar anima al mondo che aveva perso l'anima. Quindi proprio in questo senso è chiarissimo il motto e il moto anche verso il quale e con il quale si andava. Ancora vedete sotto il nostro, ecco Versacrum, appunto, cioè l'organo dell'unione, appunto, dei pittori dell'austriaci, appunto, organ der Vereinigung Bildender Künstler Österreich, Bildender significa Bild, sono le immagini, quindi in realtà Künstler sono gli artisti, ma Bildender, cioè pittori, quindi in questo senso ecco Versacrum. Poi ancora all'interno di Versacrum la famosa Nuda Veritas, anche qui guardate quanto è importante lo slancio, l'elemento essenziale, anche qui Wahrheit ist Feuer und Wahrheit reden heißt leuchten und brennen, anche qui un motto chiarissimo, cioè la verità è fuoco e la verità e dire la verità significa illuminarsi e bruciare, illuminarsi e bruciare, quindi in questo senso darsi completamente all'arte. Il nostro Klimt lo fa così, con dei disegni bellissimi di nudi femminili che convivono anche, vedete, con questa stilizzazione. Queste sono donne preraffaellite, sembra di vedere la fanciulla del Graal di Dante Gabriele Rossetti, ma è in realtà una Venere che regge lo specchio, che vorrebbe far sì che il tempo in un certo senso fosse sospeso, no? In questa Nuda Veritas, che è questa bellissima donna con i capelli rossi. E poi ancora i temi di Giuditta e Oloferne, ancora qui rovesciato il rapporto tra l'uomo e la donna, la conflittualità si potrebbe dire fra l'uomo e la donna, che è proprio quella che nasce. Vedete, qui ci sono anche i tempi di, sono anche questi i tempi del grande Karl Kraus, il grande umorista che faceva di Fackel, la fiaccola, una rivista che scriveva da solo e che quello che diceva: non c'è niente di peggio di una donna fedele, oggi fedele a te, domani a un altro. Ecco l'ironia, per esempio, oppure ancora scriveva: sesso sì, ma niente intimità. Queste sono cose che in un certo qual modo è anche la misoginia che era tipica un po' di quel tempo. Amo molto dialogare con una donna, ma trovo più interessante farlo con me stesso. Questo è un altro modo, appunto, di dire. E poi una definizione meravigliosa, la più bella, del feticista. Considerate che siamo nel clima della psicoanalisi, naturalmente, no? Allora diceva Kraus, chi è il feticista? Feticista è colui il quale desidererebbe tanto un solo tacco e deve accontentarsi di una donna intera. Ecco, questi sono i paradossi, per capirci, di quello spirito, no? A volte un po' terribile. Ecco perché Giuditta e Oloferne, vedete, appunto. E poi ancora la Palazzina. Questa è una famosa mostra del 1902 del gruppo della successione. Guardate Klimt seduto, Kolomoiser è quello lì davanti, quello che sembra con quella faccia così grande. In realtà questa è la dedicata la mostra al tema dell'influenza delle arti le une sulle altre e questo è proprio, questa è la statua di Zeus che viene realizzata da Max Klinger, una fusione che viene fatta a Berlino e portata lì, perché il tema naturalmente è l'inno alla gioia di Beethoven, cioè quella gioia, vi ricordate? Freude, Schöner, Götter funken, Tochter aus Elysium, wir betreten Feuer trunken, himmlische dein Heiligtum, deine Zauber binden wieder, was die müde Strenge dein. Alle Menschen werden Brüder, wo dein Sanfer Flügel weilt. Cioè, gioia.
scintilla divina, Götter Funken, Tochter, sorella degli Elisi, wir betreten feuer trunke, noi penetriamo ebri, addirittura fiammeggianti d'ebbrezza del tuo santuario celeste. Poi dice, deine Zauber, la tua magia, binden wieder, riunisce, was die Mode streng geteilt, ciò che la moda duramente divide, aspramente divide. E poi dice, alle Menschen werden Brüder, tutti gli uomini diventano fratelli, dove la tua ala fremente batte, riunificare le cose. Questo è il tema essenziale beethoveniano. Il nostro Klimt lo fa dipingendo un fregio dedicato a Beethoven, che è ancora visibile nella palazzina, dove proprio c'è, guardate, il tema dallo scimmione, per capirci, proprio sembra King Kong in realtà, lo vedete, appunto, fino alla donna, le donne rappresentate in tutti i modi, con una grande suggestione dovuta anche alla presenza nel 1902 proprio a Vienna del grande Auguste Rodin. Rodin va a trovare Klimt, passa qualche giorno e ecco che il famoso bacio appunto di Rodin diventa anche questo, guardate questo fregio Beethoven e appunto l'abbraccio, un elemento che fa vedere come anche quella maniera nuova di intendere la scultura venga assimilata. E poi ancora sempre questo tema della donna, l'etreità della donna, la donna come madre, come amante, come donna diabolica, vedete, altri aspetti. Poi le bisce d'acqua, uno strano insieme di vergini raffaellite, pre-raffaellite, probabilmente non più vergini, come si può vedere bene, ma sempre l'idea qui della donna, anche si può in un certo senso dire della donna vampiro. Tra l'altro questo bisce d'acqua è del 1904 ed è l'ultimo quadro che Klimt espone nel contesto della secessione. Perché? Ma perché è animato da una serie di inquietudini che lo porteranno a fondare un proprio gruppo che si chiamerà Kunstschau, cioè semplicemente mostra d'arte, appunto, e il gruppo Klimt sarà un'altra cosa rispetto alla secessione, quindi sarà una secessione rispetto alla secessione. E ancora però, vedete, Klimt lavora sempre in questi strani modi, in questo caso per esempio è il ritratto di Fritza Riedler, che è del 1906, guardate quanti linguaggi si ritrovano qui, tra la Sfinge si potrebbe dire e il ritratto impressionista, insieme, ancora lo stesso discorso. Questa è Adele Bloch-Bauer, che era anche l'amante di Klimt, appunto, e qui sembra esserci un mosaico bizantino dal quale in realtà viene fuori questa donna che era una donna di quel tempo, o anche la famosissima Dana, e naturalmente anche qui forse un gioco rispetto alla pioggia d'oro con la quale, lo sapete, Zeus seduce appunto la nostra Dana, anche qui forse qualcosa che ha a che vedere con il tempo moderno. Vedete quante cose si possono desumere, però ricorderete quei volti che erano i volti delle donne dei pre-raffaelliti, e lì c'è anche qualche cosa che ci ricorda ancora Klimt e ancora la sua fase di crisi, si potrebbe dire. La donna con il cappello nero è una fase, quella klimtiana, qui lo vedete in realtà sullo Attersee, dove andava a passare le vacanze, con appunto il suo impeto anche ad assimilare per esempio la lezione degli impressionisti, fino addirittura a Monet, però a trasformarla, vedete, in un linguaggio che è tutto suo, sempre meno naturalistico si potrebbe dire, e sempre più astratto in un certo senso, appunto. Questo è la Schlosskammer. Poi suggestione enorme gli viene in questa inquietudine da Van Gogh, e sente quel bruciare simile forse al ritratto di Vincent in fiamme. Morale, guardate come dipinge proprio questi girasoli, perché ha bisogno di rinnovarsi ancora di più, perché dire la verità è bruciare, quindi aveva bisogno di andare oltre quei limiti. Questo è un famoso dipinto di Van Gogh, La vigna rossa, che il nostro Klimt a modo suo rifà appunto in dialogo anche con quella fonte, e lo chiama paesaggio italiano. Ecco ancora, in certi casi invece, vedete poi il tema dell'eros, gli amori saffici, le amiche appunto, notate l'incandescenza proprio che
porta già verso un linguaggio che poi sarà più curvato verso l'espressionismo, e dal gruppo Klimt usciranno, fra l'altro, purtroppo per poco, Egon Schiele, che morirà nel 1918, e Oskar Kokoschka, che viceversa vivrà fino al 1980, che sono i due giovani del gruppo Klimt. Ecco, per dire anche quanto poi Klimt abbia contato più in là. Il mio tempo, Aldo, è quasi scaduto, però in un rush finale vi faccio vedere quanto altro è stato fatto. Questo, per esempio, è a Darmstadt, cioè siamo in Assia, in Germania. Questo è Josef Maria Olbrich ed è la colonia degli artisti, guardate, questo è lo stile della secessione. Poi nel 1903 la fondazione dei Wiener Werkstätte, cioè i laboratori viennesi, Josef Hoffmann e Klimt danno vita ai laboratori viennesi che riprendono, guardate questa donna pre-raffaelita di Dante Gabriele Rossetti. Avevamo cominciato da Ruskin e da Arts and Crafts, la regina Ginevra di Morris, che aria di famiglia che si sente una volta viste queste cose, la carta da parati, addirittura i mobili di Arts and Crafts, ecco. E questo è il biglietto da visita dei Wiener Werkstätte, cioè dei laboratori viennesi, artigiani, ecco, questo per esempio è un mobile progettato proprio dall'architetto Hoffmann. Poi ancora i biglietti, vedete, tutto viene fatto e rifatto. Questa sedia, questa poltrona veramente è di Colo Moser, quello che aveva fatto le vetrate allo Steinhoff. Adesso ve li faccio passare semplicemente perché non avevamo più tempo, ma in ogni caso vedete che sono mobili che sembrano tratti da quell'esperienza gotica un po' classicizzata, sono poi quelli che abbiamo ancora in casa in realtà. Guardate quest'altra poltrona proprio di Hoffmann. Ancora, questo è un sanatorio appunto progettato da Hoffmann. Questo è Palazzo Stocklet invece a Bruxelles, dove lavora Hoffmann, guardate la camera da pranzo, insieme a Klimt che fa le decorazioni, addirittura a mosaico, guardate il tema dell'attesa. Poi Klimt che indossa le proprie vesti stesse, perché si producono anche vesti, cioè si producono anche appunto panni ai laboratori, e questa è la Flögel, cioè la sua compagna, vedete che veste dei Klimt, e Klimt stesso diventa parte integrante. Ecco l'abbraccio, naturalmente, queste sono le banconote in realtà disegnate da Colo Moser, vedete che hanno proprio investito tutto quello che si poteva, ricordate, dar anima a tutte le cose, anche al denaro in realtà, o alle lettere, all'editoria, queste sono produzioni di libri. Questo è proprio una delle prime opere, i ragazzi sognanti, anche le favole, quindi anche i libri per ragazzi, e questa è un'opera proprio di Oskar Kokoschka, grande artista che entra giovane. Questo è ancora Josef Hoffmann ed è una teiera, vedete gli oggetti anche qui miticizzati, si potrebbe dire, poi i progetti per i cabaret, cioè per i luoghi pubblici, naturalmente di Vienna, e ancora qui, o addirittura per i vetri, cioè in questo per i calici, ancora questo cabaret. Questo è proprio Oskar Kokoschka, e questo è uno dei più famosi dipinti di Oskar Kokoschka, vedete la curvatura ormai espressionista, siamo nel 14, è insieme ad Alma Mahler, la vedova di Gustav, che sarà la sua amante, così a lungo rimpianta. L'uomo è morto, la donna è placidamente addormentata al suo fianco. Ecco il conflitto spesso anche fra i sessi che si ritrova. E poi, ultimo e straordinario, il terribile, davvero terribile, qui Egon Schiele. Guardate, una meteora, nasce nel 1890, muore nel 1918. Schiele, terribile, guardate l'urlo di Munch, come divenga già nel 1910, a 20 anni, l'autoritratto di Schiele, e qui proprio andiamo verso un espressionista o straordinario, l'abbraccio elettrico, addirittura che sembra il bacio di Rodin, rifatto insieme però a tutta la produzione di Klimt, quindi un ulteriore elemento. E poi il sogno di una famiglia che il nostro sregolato all'inizio Egon non riuscirà mai a farsi, perché
perché la moglie Edith muore incinta di 6 mesi nel 1918 e lui stesso muore nel 1918 di quella terribile influenza cosiddetta spagnola che porta via milioni e milioni di persone. Nel 18 è morto già Klimt e Schiele gli ha fatto proprio uno schizzo sul letto di morte, è morto Otto Wagner, è morto anche Colo Moser. È incredibile, quell'anno è proprio l'anno che qui finisce la prima guerra mondiale, finisce l'Austria, è già morto anche Franz Josef, e quindi il Kaiser, e quindi è proprio l'epilogo, si potrebbe dire, questo è, sono le case sul Danubio, questo è l'ultimo di Schiele, questo è il, appunto, è l'ultimo studio di Klimt, vedete, che muore per un ictus, in realtà, che lo colpisce mentre sta lavorando, ancora è nel pieno in realtà delle forze, ma muore appunto nel 1918, e questa è una delle ultime opere proprio del nostro Egon Schiele. Vorrei, Aldo, due minuti ce le ho, due, perché vi voglio leggere una poesia di Hugo von Hofmannsthal, uno dei grandi poeti di questa e drammaturghi, sapete, anche di questo tempo. È una poesia che si chiama Momento e dice così: la valle si era empita di vapori grigi, grigio e argento del crepuscolo, come quando la luna trapela dalle nuvole. Non era però notte. Col vapore grigio argento della valle scura sfumavano i miei pensieri crepuscolari e quietamente sprofondavo in quel tramare di mari trasparenti e abbandonai la vita. Che meraviglia i fiori che erano là, con cupi ardenti calici, il volto delle piante, per cui una luce giallo-purpurea come di topazzi penetrava a caldi fiotti e ardeva. Nel tutto dilagante saliva dal profondo una musica che opprimeva il cuore. E questo io lo sapevo, pur senza comprenderlo, lo sapevo. Questo era la morte, che si è fatta musica, fortemente nostalgica, dolce e scuro ardente, prossima alla più profonda tristezza, ma strano. Una nostalgia senza nome piangeva senza suono nella mia anima, nostalgia di vita piangeva, come uno piange quando su grande nave con gigantesche vele gialle verso sera, su acque blu cupo lungo la città patria, costeggiando passa e ne vede le vie, ne sente gorgogliare le fontane, odora il profumo dei glicini, se stesso vede bambino stare presso la riva con occhi di fanciullo che sono angosciati e vogliono piangere, vede per la finestra aperta luce nella sua camera, ma la grande nave lo porta oltre, scivolando senza suono sull'acqua blu cupo con gialle gigantesche vele di foggia straniera. Ecco, così finisce la favola della secessione, forse si completa o si compone quella voglia di dare anima al mondo, ci sono riusciti, non ci sono riusciti, è bello non saperlo. Certo ci hanno provato, in questo li sentiamo molto vicini, come vi sento molto vicini al mio cuore, perché siamo stati insieme, quindi abbiamo condiviso qualche cosa in queste volte, e quindi vorrei proprio augurare a voi, alle vostre famiglie, un buon Natale e un felice anno nuovo. Grazie.